Hey everyone, welcome to my show. Today we're going to be talking about the complicated relationship parents have with their children. Ma, sei rientrato tardi ieri notte. No, Mom, I came in early this morning. See? Parents and their children have completely different views on the same subject. But before we get into the nitty-gritty of it, let me introduce you my band, the Battery Band. Thanks, guys. In the meantime, send in your messages. What kind of relationship do you have with your parents? Ecco sul tablet. Diario. Non staremo commettendo un errore. Lui si fida di noi. Per il suo bene, per capire perché sta così giù e perché... Dai, su, sì, leggimi. Sì. Eccolo. È stata la mia prima estate senza Nicole. Da quando ci siamo lasciati non l'ho più sentita. Ha anche deciso di uscire dal gruppo. Ho l'impressione che ai suoi occhi io sia rimasto il ragazzino insicuro e superficiale che ha conosciuto tanti anni fa. Lo stesso che pensano i miei genitori. Io lo sapevo. Io lo sapevo che lui soffriva per Nicole. Sì, però Diego ha ragione. Noi lo trattiamo ancora come un ragazzino. Amore, Alex è un ragazzino. Ciao. Ah, finalmente. Buongiorno. Ciao, Alex. Amore, ti aiuto! Sai, Nicole vive di fantasie. Lei sogna che un giorno verrà a prenderla un cavaliere coraggioso. Sì, e ti romperà la pagina della giustizia. Sarà, fuori c'è un mondo che non perdona. E nostra figlia fa sensibile. Ad esempio adesso, perché non torna? E oggi aveva il turno di solidarietà alla mensa dei poveri. Lo vedi com'è? Buona, generosa, altruista, idealista. Non va bene. E lei? Sì. No? Vado io. Così le spiego come funziona la vita su questo pianeta. Ciao papà, loro sono amici africani. Pranzano con noi. Venite. Ma dov'è che ho sbagliato? Dove? Hai sbagliato, Cristian! Non la devi passare quella palla, devi tirare! Torna indietro adesso, Cristian! Rimani in attacco! Per cortesia. Deve attaccare, non deve difendere. Papà, fai parlare il mister. Il mister? Il mister non capisce niente. No, concentrati ragazzi, dai. Ah! Calma, Cristian, calma. Così, deciso, deciso. Oh, ma mio figlio poteva rompersi una gamba. Signora, purtroppo può succedere in questo sport. Poi i ragazzi sono giovani, hanno le ossa di gomma, si rimettono subito a posto. Questo è matto. E se no fategli fare ginnastica ritmica.